Mai come quest'anno il senso di appartenenza alla Repubblica Italiana va oltre una formale e partecipata cerimonia, con i limiti imposti dalla pandemia, del 2 giugno a Firenze in Piazza Unità. L'emergenza sanitaria infatti ha messo in luce anche in Toscana l'esistenza e l'importanza di una rete di cittadini e associazioni di volontariato e di una collaborazione quotidiana tra le istituzioni locali e nazionali, con le prefetture sempre più punto di riferimento. Le associazioni di volontariato sono una grandissima risorsa nazionale e di questo territorio in particolare, non finirò mai di ringraziarle, perché in qualche modo sono il segno di una coscienza civica che in questo territorio è presente profondamente, e quindi su quella veramente noi possiamo ricostruire il futuro non solo di questo territorio, ma il futuro di tutto il paese. Il 2 giugno, festa della Repubblica e dei suoi valori di uguaglianza, con il voto anche alle donne, libertà e democrazia, è anche la giornata delle onorificenze al merito. 36 quelle consegnate in prefettura a Firenze a persone che si sono distinte nelle professioni e nell'impegno civile e sociale, e 4 medaglie d'onore consegnate ai familiari di 4 soldati: Gino Bellocci, Dino Burberi, Dino Maselli, Giovanni Perini, che dopo l'8 settembre del 43 non accettarono di combattere per la Repubblica di Salò e furono internati dai nazifascisti. Anche a loro va la nostra riconoscenza. Penso che sia una pagina fondativa della nostra convivenza civile e della nostra Italia democratica, a cui dobbiamo tanto, non soltanto in termini di memoria, ma in termini anche di riconoscenza.